Ciao, oggi volevo parlare di questa tradizione che si svolge tra la Valle d'Aosta, la Francia e riguarda la battaglia delle mucche gravide, no? Quelle dove siamo andati quest'estate a fare un blitz. È successo che c'è stato un incidente. Allora, vi cito Aosta, qua parla un giornale di Aosta. Cos'è successo durante tra l'altro c'è qui con me Vlad, che mi impedirà. No, Vlad, ascolta. Allora, è successo questo durante la battaglia delle regine, ripeto, che sono queste mucche gravide che fanno combattere appunto perché essendo gravide si fanno meno male. Cos'è successo, Vlad, per favore? È successo questo, leggo, Aosta. Ines Savoretti, nel finale di un combattimento, è stata travolta da due bovine di prima categoria, tra cui la sua ardita, quindi la mucca che combatteva per lei. Il video che sto facendo non vuole essere un tripudio nel fatto che si sia fatta male un'allevatrice, però volevo fare un altro genere di discorso. Queste manifestazioni che vengono fatte, e vado continuo a leggere quello che è successo. Appunto, Ostas Ines Savoretti nel finale di un combattimento è stata travolta da due bovine di prima categoria, tra cui la sua ardita, la mucca che combatteva per lei. Scusami, ma ti devo un attimo defenestrare. Vai qui che stai benissimo, ci vediamo dopo. In pratica c'è stato un momento di panico, cita l'articolo. Oggi, domenica 21 ottobre, all'arena dove combattevano le regine durante la finalissima della battaglia delle regine. Un'allevatrice cita il paese Dus, Ines Savoretti, nel finale di un combattimento è stata travolta da due bovine di prima categoria, appunto tra cui la sua ardita. La donna è finita a terra tra le due bovine che le sono letteralmente passate sopra. Questo è successo durante la battaglia delle regine, questa cosa che dicono che è così incruenta, però questa allevatrice qua le sono passate sopra due mucche, che non è che sono due cani di taglia grande, sono due mucche, ok? Gravide. Pieni di muscoli, sono animali enormi quelli di questo posto qua. Dopodiché è stata soccorsa immediatamente dall'ambulanza che era sul posto ed è stata trasportata all'ospedale Parini, dove è stata ricoverata in rianimazione in prognosi riservata per politrauma. Questo è quello che succede durante la battaglia delle regine. Scusate, ma ho due cani. La situazione è questa in questo momento. Ci dicono che è una cosa incruenta. Ricordo cosa succede. Ci sono dei bovini femmine incinta che vengono messe a scornarsi una contro l'altra. È vero che sono più intelligenti di molti umani e non arrivano a farsi male, però comunque ogni tanto nelle foto e nei video si vede che perdono sangue e poi succedono queste cose. L'allevatrice che è stata travolta, ricordo, se cercate nel giornale aostasera.it, mi hanno girato questo link ieri. Questa qua è ricoverata in prognosi riservata perché le sono andate sopra due mucche. Quando siamo andati a fare il blitz quest'anno, ci ha detto una persona delle forze dell'ordine che l'anno scorso o 2 anni fa, uno di questi anni, un altro allevatore si è preso una cornata in pancia, sempre da una delle mucche della battaglia delle regine. E allora, sti cazzi che queste cose sono educative, che è il folklore, che sono le tradizioni, fanno cagare, punto. Cioè, fanno cagare per tutti, parliamone. Qua vai a vedere, noi durante il blitz, tra l'altro, avevamo valutato se scavalcare le transenne e fare un'invasione di pista, ma abbiamo pensato che uno, i bovini potevano fare del male a noi, non perché sono cattivi, ma semplicemente perché sono incazzati. Sono delle mucche incinta, con il piccolo in pancia, in una situazione di stress, tenute sotto il sole a catena e messe in quella situazione lì. E ci dicono, ah, oh, lo fanno anche nei pascoli. E beh,
anche io posso litigare con delle persone, ma un conto è litigare e poi ce la risolviamo o no. Un conto prendono me, prendono un'altra della mia taglia, ci mettono testa a testa incinta e guardano il nostro litigio. È un po' differente, ok? E quindi abbiamo valutato di non entrare in arena per il discorso di non rischiare noi nel contatto con le bovine e che abbattendo le transenne, perché se voi andate a vedere il nostro video Blitz alla battaglia delle regine sulla pagina La loro voce Iene Vegane o su YouTube Alessandra Di Lenge trovate tutto, le transenne sono una cosa ridicola, queste ci mettono un attimo a tirar giù una transenna e a prendere a cornate il pubblico, però gli organizzatori della battaglia delle regine questo non lo dicono. Parentesi, quello che è successo a Siena, soliti discorsi assurdi per portare avanti tradizioni di merda, totalmente diseducative, in cui i cavalli muoiono di continuo. E non solo a Siena, in altri pali, Siena forse ancora peggio per come è fatta la piazza, che non consente a questi animali di correre in una maniera normale, come farebbero in natura. Ma attenzione che i cavalli in natura corrono per conto loro se ci hanno voglia, esattamente come posso fare io se scherzo con qualcuno e giochiamo a rincorrerci, esattamente come fanno i cani e ogni animale. Quindi questo cavallo è morto, un solito discorso, mi hanno detto, io sinceramente non mi sono informata sulla notizia, ma mi sembra che sia in trauma cranio, in commozione cerebrale, anche il fantino, insomma, sono finiti all'ospedale pure loro. E di nuovo, ma porca miseria, dobbiamo veramente continuare a credere che... Scusate, ho tacitato il cane facendo sentire che sono da questa parte. Cioè, veramente, dobbiamo continuare a credere che bisogna per forza fare questo per divertimento? Cioè, lasciamo perdere, e di nuovo, non voglio parlare del discorso qua degli animali, ok? Parliamo anche semplicemente di quello che può succedere alle persone. Le mucche, tranquillamente, se sono incazzate, ti passano sopra, ti ammazzano perché pesano tantissimo, quindi senza farlo apposta. Se girandosi ti tirano una cornata succede la stessa cosa, ed è successa come ci è stato raccontato quest'anno quando siamo andati al Blitz. Nel Palio di Siena continuano a morire i cavalli, ma pare che anche i fantini finiscano all'ospedale. Ma veramente? E poi c'è chi queste tradizioni le considera romantiche, però a me fanno, e a tante persone, qua non si tratta di essere vegani, qua si tratta di avere un minimo di cervello che funziona. Cioè, qua non si tratta di non mangiare la carne, non mangiare il latte, non mangiare le uova. Qua si tratta di spettacolarizzare un lavoro che fanno gli animali quando vogliono loro in natura, senza che ci sia qualcuno che li mette in competizione uno contro l'altro. E invece, e quindi non si tratta di essere vegani e di essere particolarmente sensibile. Si tratta di essere minimamente intelligenti, che evidentemente gli uomini e le donne, che mi fanno ancora più schifo, che difendono queste tradizioni, forse poi non lo sono, perché ci vuole talmente... È certo che ci vuole un fermo, cioè bisognerebbe fermarlo del tutto. È una cosa assurda quella che succede, cioè si parla tanto di quello che capita in Spagna, la corrida nel sud della Francia, ma che noi il nostro bel siparietto di schifezze ce l'abbiamo. Cioè, veramente, andate a vedere il video della battaglia delle regine, lo trovate sulla loro voce Iene Vegane, Blitz alla battaglia delle regine. Ah, senza parlare del degrado della gente di lì, ci hanno tirato addosso la birra, ci hanno dato ovviamente delle puttane, hanno detto a una ragazza, che è una ragazza tra l'altro estremamente timida, carina, eccetera eccetera, ti piacerebbe essere stuprata, questo hanno detto gli abitanti di Etrouble, in Valle d'Aosta, quando siamo andati quest'estate, e ci hanno tirato un cartone in faccia a Vito, che ha schivato prontamente, e non abbiamo reagito come nostro solito, per il semplice fatto che
Non è che non reagiamo perché non ci abbiamo le palle, semplicemente non reagiamo perché i violenti sono loro e non vogliamo che venga strumentalizzato il contrario. Quindi ripeto quello che è successo alla battaglia delle regine: se andate a cercare Aosta Sera di ieri, trovate che questa allevatrice è stata travolta da due mucche che le sono semplicemente passate sopra. Cazzo, sono gli incidenti di fare una roba del genere. Se gli animali non vengono rotte le palle, non succede nulla. Perché mai una mucca ti dovrebbe calpestare se non le rompi le scatole? Che tra l'altro sono degli animali miti tantissimo. Adesso cosa salterà fuori? Che le mucche sono pericolose? No. Salterà fuori che eventualmente quando succede qualcosa, che un vitellone, un manzo da una cornata, un allevatore è impazzito, era cattivo. No, sono messi in situazioni assurde e anche a loro girano le palle, perché a qualsiasi persona si vuole giocare, a qualsiasi persona, anche mite, dopo un po' girano le scatole. E Siena, vabbè, incommentabile. Ogni anno è veramente anche quello un mattatoio a cielo aperto, e viene anche questa difesa come tradizione. Cioè, se vogliamo continuare a pensare che nelle tradizioni ci sta il bullismo, perché trattasi di questo, il far gareggiare contro la propria volontà, degli esseri, che non sono nemmeno consci veramente di quello che sta capitando. Cioè, i cavalli non sanno che stanno facendo una gara. Chi cazzo è che glielo spiega? Le mucche nemmeno. Vengono messe semplicemente testa contro testa quando sono incinta, una contro l'altra. Mi hanno intervistato quelli della radio, una radio lì che c'è ad Aosta. Ho parlato con questa allevatrice. Madonna mia, adesso mi porta via un po' di capelli. Questa allevatrice che ha detto: i toscani comunque sono crudeli con gli animali. Beh, allora ci sono dei toscani ovviamente che hanno fatto anche per esempio un'oasi che è Poasi, e loro non sono crudeli con gli animali. Certamente purtroppo c'è una grande tradizione di caccia, c'è questa tradizione dei cavalli che è assurda, e fin da bambino ti abituano a pratiche aberranti. Il discorso è questo. Per favore, andate a firmare la nostra petizione su change.org. Fermiamo la gara, fermiamo la battaglia delle regine. Trovate, scrivete anche ad Aosta, scrivete alla pagina del sindaco, scrivete, scrivete, scrivete. Oltre ovviamente a scrivere a Siena, non ne possiamo più di queste cose, non ne possiamo più di spettacolarizzare quello che gli animali fanno per conto loro quando c'hanno voglia loro, senza che le persone ci facciano scommesse, senza che le persone dicano che ho vinto il mio primo palio, è così romantico, ma vabbè, e senza che gli animali muoiano, ok? Senza che gli animali vengano stressati, e insegnando veramente ancora ai propri figli che è giusto usare chi non ha il diritto di dire la propria opinione semplicemente perché non può. Niente. Quindi scrivete, firmate la cosa della battaglia delle regine, scrivete ovviamente a Siena, scrivete sulla pagina del sindaco, scrivete che non se ne può più di vedere queste cose, scrivete che i cavalli corrono quando hanno voglia loro, anche questo volevo, e poi chiudo per non rompere più di tanto le palle. Allora, io prima di, sì, forse quando morirà un fantino ci penseranno, secondo me no, perché diranno che magari ci dovessero pensare, ma io spero che non si arrivi a quello, spero sinceramente che non muoia più nessuno, però in quel caso direbbero che non è stato valutato bene qualcosa del cavallo e via discorrendo, perché purtroppo quando uno vuole essere ottuso, quando le persone non vogliono vedere, non ce n'è, non vedono. I cavalli che vengono fatti correre, e questo me l'ha spiegato una persona che se ne intende più di me, che me ne intendo poco, però ho avuto modo di parlare con persone che conoscono i cavalli. C'era una persona del circuito Ippoasi che era un maniscalco in origine e poi è cambiato, idem.
una persona che faceva il fantino e poi è cambiato. I cavalli che vengono fatti correre non sono nemmeno completamente, per lo più, sviluppati a livello dei... a livello osseo, sono ancora troppo giovani. Scusate. Quindi o vieni qui, ce la posso fare. Quindi questi cavalli non hanno a livello muscolo scheletrico una muscolatura adeguata. Questo succede anche per le persone. Io sono personal trainer e osteopata, ho studiato anatomia, fisiologia e cose del genere. Se tu non hai un l'osso sviluppato al termine dello sviluppo e sottoponi il muscolo a un determinato carico di lavoro, può succedere in casi più gravi ovviamente che il muscolo, diventato troppo potente, riesca a ledere l'apparato osteoarticolare, perché non è ancora sviluppato. Questi cavalli vengono fatti correre che non sono ancora sviluppati. I cavalli vengono ferrati per il palio e per tutte le cose. La ferratura del cavallo è una cosa che va completamente contro natura, e questo me l'ha spiegato un ex maniscalco, ma è anche logico. Uno, perché se gli servisse il ferro, nascerebbero col ferro. Non mi risulta che i cavalli nascano ferrati, quindi il ferro non gli serve, è uno sfruttamento dell'uomo. Cosa fa il ferro? Blocca lo zoccolo. Lo zoccolo fa questo lavoro di pompa nell'appoggiarsi a terra, ok? Questo lavoro di pompa, la ferratura glielo blocca. Non ci può essere più quel gioco. Di conseguenza, cosa succede? Si va incontro a quello che in gergo chiamano l'arto freddo, perché la circolazione sanguigna non funziona in modo consono e il cavallo va più facilmente incontro a fratture. E poi li ammazzano se si fratturano una gamba. Questo succede anche per la ferratura del cavallo. Da osteopata vi posso dire che se si ha una distorsione a una caviglia che non viene curata in maniera corretta, anche il nostro piede fa un gioco di ha un effetto drenante, perché nel momento in cui tu cammini, ok, spingi il sangue su, poi ci sono delle valvole che si chiudono e impediscono di riscendere, e questo per riportare il sangue dalla periferia al centro. Quindi anche in una persona, se non si cura bene una distorsione, è più facile che quella gamba si faccia male, è più facile avere ristagno di liquidi ed è più facile avere delle cose che non si avrebbero se fosse curata bene. Lo zoccolo ai cavalli impedisce una corretta circolazione sanguigna, di conseguenza ferrare i cavalli aumenta il rischio di fratture, perché non possono muovere come farebbero in natura i piedi. E questo, se voi andate all'Ippoasi, che ripeto, Ippoasi, casa dei cavalli, è nata perché si parla di persone che prima lavoravano con i cavalli, quindi i cavalli li conoscono bene. La prima cosa che hanno fatto, me l'hanno raccontato quando sono andata lì la prima volta 6 anni fa, ed è il posto che mi ha fatto diventare completamente vegan, perché sono stata con le mucche e ho capito che era sbagliato bere il latte, ma questo è un altro discorso. Mi hanno raccontato queste cose qua dei cavalli e li hanno sferrati subito, appena liberi. Infatti lì ci sono un sacco di ex cavalli da corsa e sono stati sferrati. La prima cosa che gli hanno fatto. Altra cosa, vi sembra normale tirare per le redini? Cioè, immaginiamoci di avere un morso che è uno che ci tira, così giriamo la testa per non avere dolore, dove questa persona ci vuole portare, perché è questo che succede. Mi raccontava questa persona qua che ci hanno addirittura per il morso, in certi casi ai cavalli da corsa gli si spezza la lingua e gliela ricuciono. Questo succede ai cavalli da corsa.
i cavalli che vengono sfruttati per il loro maestoso modo di correre. Chiamiamoli col loro vero nome, non sono cavalli da corsa, sono cavalli sfruttati per la corsa. Non c'è la mucca da latte, c'è la mucca sfruttata per il latte. Non ci sono le galline ovaiole, ci sono le galline sfruttate per le uova. I cavalli sfruttati per la corsa hanno i denti spaccati. Me l'ha raccontato una persona che ci ha lavorato, che è diventata vegana, attivista per i diritti degli animali. Ci hanno la lingua cucita per quello che gli provoca il morso. Vengono purtroppo, come quasi tutti i cavalli, ferrati e questo aumenta il rischio di possibilità di fratture. E alla fine di tutto questo siparietto di schifezze vengono ammazzati se gli si rompe una gamba. Questa sinceramente è una cosa che anche non riesco a capire. Però io non, probabilmente la cura dell'arto del cavallo è una cosa che, boh, forse potrebbe essere una cosa mortale anche in natura. Io sta cosa non la so e sulle cose che non so non mi voglio spingere a dire nulla. Però anche sta cosa che, cioè nel senso, se un cane si rompe una gamba mica lo ammazzano. Questa è un'altra cosa che veramente non riesco a capire. Quindi questo, ripeto, io ho fatto questo video per raccontare quello che è successo ieri ad Aosta durante la battaglia delle regine, che sarebbe la battaglia delle mucche gravide, che dicono che è una cosa che è una figata pazzesca, che le mucche stanno benissimo. Che insomma lo fanno anche al pascolo e quindi insomma è normale metterle testa a testa a farle litigare, lo fanno al pascolo, quindi cioè voglio dire che male c'è? E cosa è successo che una levatrice le sono passate sopra due mucche l'altra volta in prognosi riservata, ma la battaglia delle mucche gravide è una cosa, è una tradizione fantastica e va portata avanti. Perché fa parte delle tradizioni del posto, non importa se le mucche soffrono, stanno sotto il sole, sono costrette a litigare, eccetera. La gente si fa male, ci hanno raccontato che si è preso una cornata in pancia un altro 2 anni fa e noi le abbiamo viste. Sono delle mucche enormi, sono gravide. E sono incazzate, giustamente, e vista la situazione. Quindi figuratevi voi cosa può succedere a noi poveri sfigati, perché questo siamo, perché l'animale uomo in natura è lento, è piccolo, è sfigato nei confronti quasi di qualsiasi animale, ok? Quindi questo è quello che è successo ad Aosta e poi quello che è successo a Siena. Volevo raccontare un po' la storia dei cavalli e le cazzate che vi dicono semplicemente sulla ferratura. Ricordiamoci, noi non siamo nati con le scarpe, infatti possiamo fare a meno delle scarpe. Il cavallo non è nato col ferro. Se il ferro fosse necessario per la sua vita, ci avrebbe pensato Madre Terra. Non l'ha fatto, il cavallo sta bene senza ferro. Cavallo dovrebbe correre per conto suo senza ferro quando c'ha voglia lui con i suoi compagni. Io invito le persone non vegane a quantomeno riflettere su questa, perché ci sono tante persone non vegane che comunque sono contrari all'uso degli animali per queste competizioni perché è veramente schifoso, ributtante e non siamo migliori della Spagna. Che hanno la corrida, perché alla fine ci son morti ogni volta, quindi dov'è che siamo migliori? È così. E niente, vi invito a firmare la nostra petizione su change.org, fermiamo la battaglia delle mucche gravide. Vi invito a scrivere, scusate, al sindaco di Aosta e di quei posti dove avviene la battaglia delle regine, perché ci sono vari paesi, noi siamo stati a Etrobl e al sindaco di Siena che ha detto che i cavalli, viva i cavalli, amiamo i cavalli, ma fate ridere, cioè se amate i cavalli non li fate più correre, fate correre i fantini, fate fare la curva ai fantini, che ci sono, ma non è una presa in giro, cioè non. Commenta se vuoi per educazione. Non sei d'accordo con quello che diciamo su come vengono
o forse non ti vuoi esprimere, nel senso che saresti troppo, scusate, violento nei confronti di queste persone che brutalizzano gli animali. Siamo tutti orecchie. C'è una persona qua che ha detto che vorrebbe commentare, ma non lo fa per educazione. Sono curiosa di vedere cosa scrive. Forse non scriverà più. Vlad, tu cosa ne dici? Ti lasciamo tranquilli, cavalli? Ah, adesso salterà fuori il pagliaccio di turno a dire che ci abbiamo i cani in casa. Questo cane l'abbiamo trovato... Questo cane l'abbiamo trovato abbandonato in Abruzzo da probabilmente da gente che ha lo stesso rispetto degli animali come chi li fa correre e come chi fa combattere le mucche incinta. Quindi questo lo dico, e la Pepi, che è di là pure, è stata trovata sotto le macerie del terremoto dell'Aquila. Quindi questa cosa la dico prima di leggere bestialità del tipo ci avete i cani in casa. Cani che altrimenti sarebbero finiti in canile e magari sarebbero in una cella anche adesso. Comunque sto aspettando di capire cosa ha da dire questa persona qua. No, perché sono curiosa, volevo capire se quelli che ferrano i cavalli, volevo capire se non lo so, cioè è così semplice, perché bisogna mettere il ferro ai piedi a qualcuno? Tutti gli altri animali mettiamo il ferro ai piedi, c'è qualcuno che nasce col ferro ai piedi. Comunque, io adesso tra un po' devo mangiare, poi devo portare loro fuori e quindi... E non commenta. Sì, sì, Vlad. Vabbè, niente ragazzi, io quello che dovevo dire l'ho detto e... Viva gli animali liberi, veramente... cioè, se gli onnivori che seguono pensino veramente che questo può essere l'inizio di un percorso. Il palio sulle palle quasi a tutti. A me, fin da ragazzina, quando ho saputo che morivano i cavalli, ho smesso di guardare questa roba indecente. E veramente aboliamo queste cose qua che di tradizioni ci hanno veramente... Sì, saranno anche tradizioni, ma sono tradizioni di merda, scusate. Buona serata a tutti, ciao ciao.